40 erano appena giunti al termine, la guerra aveva lasciato i suoi segni su una nazione messa in ginocchio, ma tra gli italiani era più forte la voglia di ricominciare. Sono gli anni del cinematografo e del rock and roll, del vinile e della Vespa, gli anni in cui il sogno contamina la realtà e pure spaccati di vita quotidiana comune e popolare diventano scenari preferiti dai registi dell'epoca, gli anni di Quo Vadis, Ben-Hur e Vacanze Romane. Quel decennio che ci ha regalato pellicole indimenticabili, icone di bellezza ed eleganza eterne, è dedicata alla mostra La Dolce Vita 1950-1960 Stars and Celebrities in the Italian 50s, allestita ai mercati di Traiano fino al 14 novembre. 100 foto selezionate dall'archivio Luce, 100 rotocalchi raccontano le origini del gossip, le notti dello Star System nei locali più cool di Via Veneto, gli amori, i tradimenti, gli scandali delle celebrità. L'inizio di un'epoca che ha contribuito a rendere grande la capitale in tutto il mondo, sviluppando un comune senso di positività verso il progresso e l'industria. Anche coloro che non hanno avuto l'onore di vivere quegli anni sembrano conoscere perfettamente il bagno nella famosa Fontana di Trevi di Anita Ekberg di fronte agli occhi sognanti di Marcello Mastroianni, Audrey Hepburn nelle sue Vacanze Romane a bordo dell'intramontabile Vespa, persone diventate nell'immaginario collettivo miti. Claudia Cardinale, Clark Gable, Sophia Loren, Alain Delon, Anna Magnani e Brigitte Bardot restano icone di bellezza eterna. Il cinema e i riflettori accesi sulle notti magiche dei protagonisti indiscussi di quell'epoca, fatte di bollicine e paillette, consacrano personalità elevandole dallo status di attori a quello di veri e propri divi. Nei caffè di Via Veneto, come scrisse 60 anni dopo Paolo Monelli, non ci si va solo a prendere l'aperitivo ma anche a mostrare i propri vestiti. La moda italiana inizia a vestire le celebrità di tutto il mondo, le gonne si accorciano, spopolano i concorsi di bellezza. Vizi e virtù delle celebrità sono concentrati nella capitale, dove le stars arrivano per girare negli allora prestigiosi studios di Cinecittà, ma la scelgono anche come meta per le vacanze. Tutta l'Italia però è contagiata da questa atmosfera di benessere, saranno gli anni del boom di Portofino, Capri ed Ischia. Thank you.
cronaca rosa è condita di tutti gli elementi che contribuiscono ancora oggi ad attirare l'attenzione dei lettori: matrimoni tra personaggi famosi, amori nascosti, divorzi e scandali. Fans in delirio seguono con attenzione tutte le vicende sui rotocalchi. La dolce vita fu soprattutto un modo di vivere e di pensare, incarnato nelle più grandi dive di tutti i tempi, simboli di eleganza e femminilità, modelli da cui trarre ispirazione, ultime dive il cui fascino resiste al trascorrere degli anni.